Buongiorno a tutti e benvenuti nel mio canale Anna Luce Mamma che Trucco. Oggi mini video spesa Lidl perché ho fatto la brava e mi sono mantenuta. Avevo questa busta e sta tutto in questa bustarella e devo dire la verità, sono riuscita anche a essere decente. Chiedo scusa per la location e per l'audio, non sono a casa mia, non avevo il microfono a portata di mano, però ho detto ne approfitto, in velocità lo faccio, perché se no addio mio bel addio, nel senso che sarò velocissima, lo farò e lo caricherò in velocità. Chiedo scusa per l'ambientazione, ripeto, per la luce che non è ottimale, vabbè, mi sono arrangiata. Allora, 89 centesimi, ho preso questi nuts grains, che sono, ecco, un po' di misto, 60 grammi, misto queste noccioline. Io le utilizzavo anche quando facevo la dieta con la nutrizionista, mi trovava bene, ecco la persiana che va e viene, quindi la luce va e viene, è rotta. Ripeto, non sono a casa mia e niente, mi sono piaciute tanto e ne ho riprese giusto un paio da tenere in borsa per emergenza, volesse il cielo un attacco di fame improvviso. 89 centesimi cada una. Poi 7,99 la pochette, questa qui della Sien Gold, è carina la pochette con cui devo fare un pensierino a una cara amica. E da qui vengono fuori la crema rigenerante giorno della Sien, che so che non è piaciuta particolarmente a questa persona, quindi probabilmente questa la terrò per me, però la pochetta che è troppo carina e il contorno occhi arriveranno a lei, perché so che lo cercava e lo desiderava. Sto preparando come al solito la mia vendetta e quindi ragazze, chi vivrà vedrà, poi vedrete, ecco, per la serie mi vendicherò. Ora, ovviamente non si può parlare del Lidl senza nominare la regina del Lidl, Elisabetta R. In pratica è stata per lei, quando li ho visti, tra le tante cose, ovviamente io vedo tutto a lei, potevo non prenderli, ma nemmeno lasciarli lì. Questi patch cerotti all'arnica, mi sono organizzata a 2,49 €, ecco, avevo lo scontrino qui vicino al cellulare, ma è caduto, non importa. Ripeto, è un video di fortuna, 2,49 €, sì. Questi cerotti, sì, e tre cerotti quando servono non li ho mai, e in più costano un botto, quindi sinceramente come li ho visti a lei, li ho cercati, e stamattina, oggi è giovedì, quindi ecco, ho fatto la spesa stamattina e li ho presi senza pensarci su. Io non ho trovato la linea abbigliamento, devo dire la verità, il mio Lidl su questa cosa mi ha molto deluso, perché aveva cacciato tutte le cose in vendute dell'anno scorso e me li ricordo perfettamente, quindi aveva cacciato i copricostume, ha cacciato dei cardigan mai visti, forse qualche rimanenza, comunque non c'erano i pantaloni di lino, non c'era nulla della nuova linea indumenti, e vabbè, me ne farò una ragione, farò un altro giro probabilmente venerdì. Poi, chiedo scusa, oggi è mercoledì, cioè per la serie non sono ben orientata nello spazio e nel tempo, ma facendo tutto sempre di corsa, tengo duro, ecco. Poi, questi... sapone liquido mani al latte d'asina B a 1,99 €, io questi qua mi piacciono tanto e li utilizzo soprattutto per il mio baby, glieli metto sul bidet dove lui si lava le mani perché dice che sta più comodo, e ne ho presi tre a 1,99 € cada uno, perché mi piacciono, mi piace il profumo, sono delicati e poi devo dire la verità, lui piacciono, sono 250 ml ognuno, durano tanto e non mi crea problemi. In genere lui è fissato con quelli della Saponello, al sapore di zucchero filato, però questi gli piacciono ugualmente. Quando li trovo li prendo sempre in blocco, nonostante uno soltanto per lui duri tantissimo, ma li prendo sempre in blocco perché sono gli unici che non mi fa storie e che accetta volentieri. A 5 anni è un tipetto
gusto, non ve lo dico proprio, ai suoi gusti, le sue preferenze, anche di profumo. Bene, sì, non bastava il video di Fortuna, ma mi si è anche interrotto, ma va bene, non fa niente, continuiamo. Quindi anche per quanto riguarda i profumi, mio figlio fa preferenze, quindi ho preso l'oro, più ho preso crema viso notte al latte da Sinabia, 2,99 euro. Questa io la adoro, io mi ci faccio le maschere, mi ci trovo benissimo, mi ci trovo davvero bene. 50 ml, ne ho presa solo una perché ne tengo ancora un'altra in scorta, quindi sto bene così per un po'. Siccome è una linea che fortunatamente esce e riesce, non ho voluto fare quella grande scorta, anche perché rispetto a un tonico, per esempio, la crema viso a me dura molto di più, è più soggetta, ecco, al caldo e quindi a rovinarsi, e non ho voluto esagerare. Poi, sempre visto la regina dell'idolo e nemmeno lasciarle lì, ne parla benissimo, io non le avevo mai provate. L'anno scorso, se non mi sbaglio, ha detto anche lei che l'anno scorso non c'erano, le aveva prese 2 anni prima, ma... se lei ne parla bene, vanno prese, ragazze, fatevene una ragione, vanno prese. Sto parlando delle mousse in olio della Sien, questa edizione Tropical Summer. Questo è il cocco e questo è al Tropical Paradise. Non vedo l'ora di provarli, sono curiosissima. Da me ce n'erano parecchi, quindi credo che soprattutto questo al cocco lo proverò, e laddove mi dovesse piacere particolarmente ne potrei anche prendere qualcuno in più. Però ripeto, è la prima volta che li ho presi. E questi sono venuti 2,49 euro. Ora, io purtroppo ho un problema con la doccia, il tubo sta là per otturarsi, quindi qualsiasi cosa un pochettino più consistente mi crea un sacco di problemi, l'acqua non scende, è un disastro. Mio marito non si ostina a pulirli una volta per tutte in maniera sistemata, gli uomini. E quindi io faccio molta attenzione ai prodotti che uso in doccia. Infatti volevo prendere anche il bagno schiuma di questa linea, ma alla fine ho desistito perché è un po' troppo corposo. Siccome ne ho tanti in scorta, siccome ho questo problema col tubo della doccia, ho desistito. Ma io devo dire la verità, non mi ci sono trovata affatto male. E quindi le mousse a 2,49 euro. Poi a 3,99 euro, sì, questo prodotto per scarpe, indovinate a chi l'ho visto? Ma no, ditelo voi, Elisabetta R. Sì, sempre lei, solo lei, lei dice noi tutti. Esaudiamo, mi è ispirato tantissimo perché io a volte anche più piccolo lo compro dal calzolaio e lo pago sui 5 euro, quindi a 3,99 euro l'ho preso perché sinceramente volevo provarlo. Io sono un po' così con i prodotti nuovi, li prendo, li provo nel giro, ecco, di 1 o 2 giorni, e poi eventualmente se mi piacciono li vado a ricomprare, perché purtroppo con le edizioni limitate che fa Sien, che fa il Lidl, dovete fare necessariamente così, perché altrimenti dopo non lo trovate più. Ripeto, sono prodotti particolari, a mio avviso, ecco, più di 2, massimo 3 non se ne possono acquistare, perché c'è sempre il rischio che si rovini e poi comunque avete buttato 3-4 euro. Però lo proverò e vi saprò dire. Piatto finto. Ehi, vabbè, sì, ok. Piatto ricco, mi ci ficco. Matitoni, l'anno scorso li ho lasciati lì, ma quest'anno non potevo lasciarli lì. Ah, ben 1,49 euro cada uno. Cioè, ragazzi, ma come faccio a lasciarli lì? Sono intonsi, chiusi, ma vi farò soffrire. Siccome questo non è proprio il momento e l'ambiente adatto, farò un video apposito dove proverò non solo i matitoni che ho pagato 1,49 euro, che li ho presi tutti, quindi li sbuccerò e farò il test su strada, ma anche i rossetti che ho trovato a 1,49 euro e che l'anno scorso stupidamente non avevo preso, e c'era questo frappuccino che sentivo nominare da Elisabetta, e io mi mangiavo le mani, dicevo, ma perché non l'ho preso per 1,49 euro, ma che compriamo con 1,49 euro, meno più il pane. E quindi erano 4 in gamma e li ho presi praticamente tutti.
Quindi ragazze, vi rimando al prossimo video in cui farò i test su strada di Rossetti e matite labbra per la modica cifra di 1,49 euro. Per la serie non se ne può, che non c'è un non ci sono i tester. Comunque niente, vi saluto, vi do appuntamento alla prossima, un bacio e ci vediamo al prossimo video del test su strada. Ciao.